Sicilia non lo conosceva nessuno, questo lo dico da uno che lavora nel settore della, diciamo così, della letteratura, insomma, dell'editoria, da tanti anni. A me me ne parlavano a Milano e a Roma, mi dicevano questo Camilleri, Camilleri, tu. Comunque nel lato di Mirandina c'è Montalbano. Sì, però io questo non me lo ricordavo, però non è seriale, cioè non appartiene a quel filone poi. Io ti ho dato il tema di Camilleri E per. in Sicilia è successo, è arrivato proprio, è arrivato da Milano e da Roma, cioè in Beh, Sicilia. oggi ci sono i Camilleri Fans Club ad Aosta, Sì. Però è a utile Pavia. che. Io non so poi come faccio a interpretare alcune frasi che non riesco nemmeno io a capire bene, perché è un linguaggio, come dire, che è un siciliano, una lingua completamente inventata, eppure dico, ha Forse un sento il piacere merito. appunto per non capire, così Lo so, qualche parola resta ma lui sa, ecco, misteriosa e fascina. lui poi magari racconta la Sicilia di tipo folcloristico, più che folcloristico direi anche folclorico, per cui ecco, a chi non è siciliano può piacere, insomma. Però ecco, a noi interessa che lungo questa strada degli scrittori. Zinga al delegato Puglisi che aveva alle spalle: "Oh via! Oh via, signor delegato! Arresti queste teste di cazzo subito!" Puglisi non se la sentiva di eseguire l'ordine. "Guardi, eccellenze, guardi, mi perdoni, ma non c'è assolutamente cattivo animo o intenzione in quello che fanno. Non sono disturbatori, io li conosco uno per uno, brava gente, mi creda, gente rispettosa, solo sa che è così, è che non hanno mai visto un teatro e non sanno come starci." Ce la fece il prefetto.